qua di nuovo per la fase della crema pasticcera da riempimento per la pasta frolla. Di ricette per fare la crema pasticcera ne esistono diverse. Io ve ne andrò indicando due. Oggi però mi ritrovo con a disposizione soltanto un numero limitato di uova e anche per l'utilizzo che poi dovrò fare di questa crema. Non volendo preparare qualcosa che poi andrà buttato, e mi limiterò a mostrarvi la preparazione di una sola di queste due ricette. Noi andremo a preparare un volume basato su un mezzo litro di latte, quindi andremo a pesare e a rapportare tutti gli altri ingredienti per mezzo litro di latte. Latte in questo caso che può essere parzialmente scremato o intero. Iniziamo con il latte, vi farò un video dedicato sulla conservazione degli alimenti perché vi assicuro ci sono dei piccoli accorgimenti che fanno risparmiare un sacco di denaro. E versiamo allora, accendendo la bilancia, mezzo litro qui dentro. Più o meno mezzo litro di latte, anche se ha materia grassa, corrisponderà a circa mezzo litro, per mezzo chilo, mezzo litro, come se fosse acqua. Non c'è bisogno di andare a calcolare la differenza, che la principale componente appunto è l'acqua. Il grasso è presente in piccole percentuali del 2-3% in caso di latte intero, quindi comunque va bene così. Ecco, io ho misurato 508 grammi e vanno più che bene. Procediamo ora con l'aggiunta delle due uova. Per questo tipo di crema utilizziamo due uova intere. Ecco qua, uova intere con tutto l'albume. Tenete presente che le uova devono essere a temperatura ambiente. L'idea infatti che le uova vadano conservate in frigorifero di per sé è sbagliata. Le uova si conservano bene a temperatura ambiente e soprattutto quando si fa un dolce devono essere a temperatura ambiente. Quindi se le voi le tenete in frigorifero, tiratele fuori un po' prima. Non c'è bisogno di accendere la bilancia perché sono due uova di dimensioni medie. E andiamo a misurare lo zucchero, 125 grammi. Allora qualcuno direbbe: ma come mai non stai mescolando prima di fare questi diversi passaggi? Non è necessario creare alcuna amalgama all'inizio. Possiamo, come vi dicevo negli altri video, iniziare mettendo i liquidi e poi i solidi dentro i liquidi. E semmai ci deve preoccupare per la fase dell'amalgama la farina, e vi spiego anche perché. Intanto mettiamo 125 grammi di zucchero, ecco qua, e adesso è arrivato il momento di aggiungere la farina, che sarebbero 70 grammi. Ecco, allora siamo pronti quasi per fare l'aggiunta della farina. Nel caso della farina bisogna fare un po' più attenzione perché effettivamente potrebbe creare grumi, ma siccome noi la stiamo aggiungendo a freddo, questo non deve rappresentare minimamente un problema. Volendo potremmo calcolare una dose equivalente di amido. Anche amido di mais andrebbe bene, perché alla fine noi della farina di grano tenero 00, essendo ultra raffinata, appunto 00 significa questo, andiamo a prendere proprio la componente dell'amido per creare la salda d'amido scaldando con l'acqua contenuta nel latte, ed è quella che poi crea le creme. Infatti, nel caso dell'amido di mais noi lo utilizziamo per esempio per fare la cioccolata calda. In questo caso, per varie ragioni, la tradizione ha voluto introdurre la farina 00 perché è evidentemente più disponibile nel sud Italia rispetto all'amido di mais o di riso o di patate, quindi più economico anche.
certamente considerato l'apporto proteico che c'è nella farina rispetto all'amido puro, è più nutriente. Allora, come vi dicevo, questa farina è una comunissima farina, non ha una forza particolare, perché appunto prendiamo solo l'amido, non ci interessano le proteine che essa contiene. Questo ci va anche bene, perché le farine che sono, diciamo, all'ampio spettro di utilizzo, le più comuni, sono anche le meno tenaci e quindi a basso contenuto di glutine e anche a basso costo. Quindi ci va bene così. La quantità è 70 grammi, quindi adesso andiamo a prendere con il cucchiaio le quantità. Ecco qui un bel cucchiaione di farina. Così vediamo anche più o meno quanto pesa un cucchiaio di farina. Ecco questo grabello alto, circa 34 grammi. Quindi con un paio di cucchiai ben piazzati dovrei raggiungere subito 70. Vediamo un po'. Ci siamo vicini, 67 grammi. Ci andiamo piano. 70, ecco qua. E appunto già sento le critiche di chi dice: ma non stai mischiando quando inserisci la farina? La farina creerà dei grumi. Ma non è vero. Se io utilizzo questo, il cucchiaio, per girare e magari utilizzo i fornelli con la fiamma bassa, e magari il dispersore di fiamma ce l'ho, come anche no, allora devo fare attenzione perché si attacca, perché crea i grumi, eccetera. Altrimenti, con la procedura che vi mostro io, quella moderna, non serve a niente. Quindi, mezzo litro di latte, due uova intere, 70 grammi di farina, 125 grammi di zucchero, siamo a posto. Più farina mettiamo, più diventa dura come un budino la crema. Questa crema uscirà particolarmente cremosa, però sarà diversa dalle altre perché contenendo l'albume si creeranno naturalmente piccole gelatine che qualcuno potrebbe scambiare per grumi, e quindi lo dico prima di prepararla, potrebbe capitare che durante le preparazioni voi vediate queste gelatine e l'albume che denatura prima, e allora per evitare fraintendimenti vi sto avvisando. Infatti la crema tradizionale, quella classica del pasticcere, prevede il doppio delle uova, ma solo tuorli. E per quanto riguarda lo zucchero, abbondano anche fino a 200 grammi. Noi abbiamo fatto la preparazione light perché poi alla fine l'utilizzo che si fa con la pasta frolla è già abbastanza carico di calorie e non abbiamo bisogno di sfamarci con un solo pasticciotto, ecco. E non vogliamo neanche creare scarti, quindi nel mio caso poi non avevo altre uova e è un modo anche per imparare a industriarsi. La crema pasticcera che esce da questa ricetta sarà giallo paglierino, invece la ricetta classica contenendo solo tuorli e il doppio, esce bella gialla carica. L'unica cosa che manca ora è l'aroma, che io non ho buccia di arancia biologica e non ho buccia di limone biologico, quindi dovrò andare a aggiungere un aroma. Credo di avere qui l'aroma di arancia ancora disponibile, non so se usare quello oppure alla vaniglia, perché non me ne sono rimasti altri. Può essere che scelga l'aroma di arancia. E vediamo, vediamo. Qua forse, ecco, c'è ancora l'aroma di limone, quindi siamo salvi. Metterò quello. La quantità è sempre una fialetta per mezzo chilo di impasto. Quindi qui abbiamo mezzo litro, c'è meno farina, quindi dovremmo mettere meno di una fialetta. Però diciamo che se ne mettete di più si sente l'aroma più intenso,
Ma non è poi un problema. Io adesso farò attenzione a prenderne giusto mezza, perché poi altra la conserverò per fare altri preparati. E un preparato liquido, purtroppo non ho trovato di meglio. L'additivo è 1520, per chi si intende di chimica, l'1,2 propan diolo. Se qualche mio studente prima o poi capiterà su questo video, sentirà che faccio chimica anche in cucina e magari si appassionerà anche lui. Allora, mettiamone mezza fialetta. Sì, direi che ci siamo, è circa mezza fialetta. E va bene così. Va bene, allora. Frustino e mescoliamo a freddo. Questo è il passaggio successivo. Mettiamo via la farina per un discorso di ordine e passiamo subito a miscelare e a disperdere le polveri. Qui c'ho un frustino enorme che è il regalo di un amico e voglio usare questo oggi. Togliamo la bilancia che c'è sotto, mettiamo di fianco, tanto ormai gli ingredienti li abbiamo usati tutti, e vado con la mano sinistra, tanto non bisogna avere particolare forza. La frusta è un aiuto enorme. Pensate a tutte quelle persone che non avevano prima le fruste elettriche, che onestamente ho usato anche io quando ero ragazzino, perché magari le vedevo usare in famiglia, ma e anche per quelle io sono un po' contrario. Usiamo la frusta manuale perché così aiutiamo anche l'organismo a bruciare qualche caloria in più, facendosi un po' di muscoli. E quindi giustificando anche il consumo poi delle calorie del dolce. Qui sì, bisogna avere un po' di pazienza perché bisogna miscelare in modo tale che si disperdano e si sciolgano un po' tutte le polveri. Diciamo che lo vedete a occhio, che non sono più percettibili. A quel punto passeremo alla fase successiva. Quando vi stancate con una mano, potete tranquillamente passare all'altra. Io cercherò di fare uscire tutto questo tratto il più compatto possibile, in modo tale che voi vi rendiate conto anche delle tempistiche necessarie, che non sono poi così dilatate. Allora, cambiamo mano, spero che non oscuri la telecamera. Vado di destra, ci siamo quasi ed è passato appena 3 minuti. Qui fate voi, nel senso che più tempo dedicate a questa fase, meglio è, anche se non è essenziale perché io posso fermare ora la miscelazione perché magari siamo a temperatura ambiente, quindi piuttosto bassa, e mettere a scaldare. Io userò questo che è un microonde, questo qui, faccio vedere, e il microonde aiuterà a togliere anche gli eventuali altri grumi, tanto famigerati e tanto preoccupati che ci sono ancora, perché scaldando aumenta la solubilità del solvente. Quindi se noi scaldiamo e poi estraiamo e misceliamo, tutto avviene più in fretta. E quindi più comodamente. Ecco qua, adesso infatti mi sono fermato proprio per farvi vedere questa cosa. Ci sono dei grumi, si vedono chiaramente, mi avvicino pure per farveli notare, delle palline. Bene, nessun problema. Prendo uno strofinaccio per togliere la frusta perché nel microonde non può andare. Eccola qua. Togliamo questo che è in microfibra. L'appoggiamo sul strofinaccio perché ci servirà ancora. Togliamo anche la bilancia.
vediamo se ora inquadro il mio microonde. Eccoci qua. Allora, comunissimo microonde, anche piccolino devo dire, rispetto ad altri standard. Prendiamo questo che è in vetro Pyrex, questa boule, la mettiamo dentro e sul mio microonde, non potendo impostare direttamente la potenza, vado con lo scaldavivande e inizio con un primo minuto e mezzo circa. Ho premuto due volte, quindi esce circa il doppio del tempo. Ma fermerò e vado a prendere la boule. Mi aspetto che il liquido sia un po' più caldo e che ci siano ancora le palline che ora, agitando, essendo il liquido caldo, si scioglieranno molto, ma molto più in fretta. Ecco qua. Allora, andiamo ad agitare. Ecco che le palline si sono ridotte da centinaia a una decina scarsa. Cambiate pure il verso di rotazione. Sono tutti movimenti che creano moti vorticosi, che aiutano ad accelerare questa fase di solubilizzazione. Raccogliete quello che potete anche dalla parete, vi potete aiutare anche con un cucchiaio se avete più pazienza di me. Ecco qua, ci siamo. Un po' di schiuma è naturale che ci sia. Scaldiamo ancora un po', ripetiamo questo processo e il gioco è fatto. Vi faccio notare la differenza che c'è progressivamente rispetto a prima. Ci sono evidentemente meno grumi. Più scaldiamo e agitiamo, meno grumi si vedranno. Questa gelatina invece che vedete trasparente e l'albume, e quindi fa parte della preparazione, che non vi deve preoccupare. Andiamo ora a prendere il nostro impasto. Tra l'altro, vi volevo dire, se proprio dovessero rimanere dei grumi, potete schiacciarli lungo le pareti del boule e si scioglieranno. Ora vi faccio vedere quanto è più omogeneo l'impasto. Tutti quei pallini sono scomparsi. Ma noi agitiamo comunque perché non vogliamo che si creino nuclei di solidificazione disomogenei. Ora il microonde porterà alla formazione della crema lungo le pareti di vetro, che evidentemente sono le più calde. Se lavorassimo sulla fiamma, sul fondo, vi assicuro che rispetto alla fiamma, l'uso del microonde è da preferire in questi casi perché c'è veramente meno lavoro da fare. È più ripetitivo, ma è molto più semplice. Lasciatemelo dire da chi ha provato entrambe le cose. Poi a noi maschietti la praticità piace, quindi ci rivediamo tra un altro minutino. Ed ecco un altro giro finito. Opla. Vediamo subito di verificare la consistenza interna. Sento che si sta formando la crema sul fondo. Vediamo sui bordi ancora no. Dobbiamo miscelare, così la crema che si sta formando torna in sospensione e permette la formazione omogenea di tutto l'impasto liquido in crema. Non c'è dubbio, di destra sono più veloce, ma è solo questione di abitudine. E così abbiamo già finito.
Allora, ripetiamo questa procedura ancora, proviamo a vedere la densità dell'impasto, poi lo vado a inclinare, vedete è omogeneo, tende effettivamente già ad avere una densità superiore grazie alla salda d'amido che si sta creando. Bene, ancora uno o due giri e avremo terminato. Il vantaggio del microonde è proprio che non puoi bruciare la crema, cosa che invece accade sul fornello se non hai lo spargifiamma e se non hai quella manualità per tenere la fiamma bassa. Inoltre i tempi di cottura si restringono quando si usa il microonde, per questo io lo preferisco. Vediamo a questo altro giro come va. Oh sì, direi che la crema si sta iniziando proprio a formare. Guardate un po', vedete? Si sta iniziando a creare la crema. Però noi dobbiamo romperla adesso perché deve uscire omogeneo. Non possiamo evitare questo passaggio perché è fondamentale per ottenere un prodotto il più omogeneo possibile. Quindi magari ci aiutiamo a tenere ferma la burro con l'altra mano, ma il frustino deve funzionare proprio nel rompere i floccoli che si sono creati. Ecco qua. Vedete, non si può ancora scrivere, quindi non è ancora pronta, ma manca poco, siamo sulla buona strada e sulla buona fase di procedura. Quanto scotta, vi faccio vedere per quello che posso, le diverse fasi. Ok, vediamo ora a che punto siamo. Direi proprio che l'impasto è ancora più addensato di prima. Mescoliamo un pochettino. Vediamo, quasi quasi riusciamo a scrivere, quasi. Ancora un po'. A questo punto io non faccio un giro completo di 1 minuto e mezzo, mi fermerò ogni 40 secondi per vedere in che condizioni è, perché voglio comunque che resti abbastanza cremoso. Per la preparazione che devo fare io oggi, la crema mi serve piuttosto compatta, ma non a budino. Eccoci qua. Vi faccio vedere la consistenza, spero si possa vedere. Più densa, sempre vicino alle pareti. Ora la andiamo a omogeneizzare. Direi che si può scrivere, vedete? Una piccola accorgimento tecnico, quando il microonde è in funzione, nonostante sia sicuro, è meglio evitare di avere bambini vicino, perché non è un discorso che si possono fare male giocando, ma proprio un discorso di microonde e di campi soprattutto elettromagnetici che l'apparecchio crea.
Per un bambino che appunto sta crescendo e poi si trova proprio con la testa alla stessa altezza del microonde, diciamo una buona norma scritta anche su molte manuali di istruzioni è evitare che i bambini giochino vicino a un microonde acceso. Un'altra norma corretta sarebbe aspettare qualche secondo prima di aprirlo quando finisce di funzionare, in modo tale da permettere all'impasto e alle pareti di assorbire i residui di microonde che ci sono. Ecco, questo proprio per essere precisi, precisi. Io questa volta non ho aspettato molto quando dovevo aprirlo, ma vi assicuro che in caso di bambini piccoli è meglio prestare attenzione. Allora, la crema, ragazzi, è pronta. Ve la faccio vedere con un cucchiaio. Io l'ho voluta fare così, proprio a regola d'arte, ma chiaramente continuando può diventare più densa. Anche facendola raffreddare diventerà più densa. Quindi io, siccome la devo usare e con questa consistenza, mi fermo così. Poi voi vi regolerete in base a quello che dovete fare come dolce. Vedete il colore giallo paglierino? Se avessimo usato solo tuorli sarebbe stato più intenso. Bene, a questo punto credo di avervi detto tutto su questa crema pasticcera e risponderò alle vostre domande e curiosità se mi lascerete un commento. Vi invito anche a iscrivervi al canale. Io tratto un po' diversi argomenti, tutti quelli che per me rappresentano un hobby e un'occasione anche per riflettere, meditare, rilassarsi. E lasciate anche un bel like.